ragazzi, allora, finalmente dopo 5 giorni lavorativi, che lo so non è tanto, questa volta è la prima volta che hanno fatto velocissimo, mi sono arrivati i prodotti della Freeline 38. Allora, questi prodotti vi dico che non li ho comprati, ma nemmeno me l'hanno inviato loro per una review, ecco. Sono prodotti che ho vinto in un loro contest, che diciamo ogni mese fanno questo contest, che praticamente si tratta che dovete fare tipo un video, parlare dei loro prodotti bene o male, come volete, poi inviargli il link del video alla loro email, che se vi interessa la metto nel boxino qui sotto, che ormai l'hanno spostato, e niente, inviate l'email con il link, loro poi inseriranno poi questo link, cioè questo video, nella loro pagina ufficiale, che sarebbe la pagina di Facebook, diciamo. E poi, insomma, non so in base a che cosa decreteranno la vincitrice o il vincitore, però ci sarà una vincitrice o un vincitore che vincerà un coupon da 100 euro da spendere sul loro sito. E io devo dire che l'ho speso tutto, avrò fatto avanzare qualche centesimo, ecco. Allora, iniziamo subito che ho ripreso l'eyeliner in gel, che è questo qui. L'ho ripreso perché davvero lo amo questo eyeliner, è davvero buonissimo, mi trovo bene solamente con questo e quindi l'ho ripreso. E in più, cioè, questa volta ho preso quello con il pennellino, che vi farò vedere dopo perché già l'ho messo nel set dei pennelli. Poi cosa ho preso? Ho preso le matite, che sono queste qui, qua. Ve le faccio vedere, cioè sono spettacolari. Già mi sono innamorata di una. Poi vi racconto anche l'esperienza del Corriere. E sono questi qua i colori: c'è un nero, un arancionciaccio, questo rosa salmone, verde smeraldo e blu. Allora, iniziamo dal blu. Cioè, premetto che io non sono una fan accanita del blu, anche se lo so non si direbbe, però questa matita, vi giuro, mi ha colpita in un modo tremendo, cioè mi sono innamorata, quindi state sicuri che molto presto farò un tutorial con questa matita. Praticamente è la numero 5, la Pearl and Blau, e questo è il suo tratto. Io mi devo sapere impiccare per fare gli swatches. Poi c'è quella verde, che è la numero 4, Mint Gelled. Gelled. Ed è questa qua. Questa qui. Magari la prossima volta gli swatch, Claudia, falli un po' più al centro, così. Poi c'è quella color salmone, che è la numero 3 e si chiama Orange Pink. Ed è un bellissimo rosa, che sinceramente non so perché, sono proprio una deficiente, scusatemi, ma io penso che tutte le matite che hanno questi cosi qui in fondo si girano, invece no, va temperata, ed è tipo gommosa, tipo quella della Essence, sì, tipo gommosa. Però questo è il temperino, ce l'ho, quindi questo è il tratto di quella color salmone qui. Poi c'è quella che non è un arancioncaccio, è un dorato che vira sull'arancione, della numero 2 Pearl and Gelled, e ve la faccio vedere anche questa qui. E poi c'è quella nera, che anche mi piace molto molto, perché è nera con dei micro glitterini dentro, ed è la numero 1, la Perlen Schwarz. Ammirate il mio tedesco. Perlen Schwarz. Ed è molto bella anche questa, molto scrivente, devo dire la verità. Andate un po'. Sembra quasi il tratto di una lana. Sono molto molto belle, davvero mi piacciono proprio una cifra queste matite. Poi ho preso le ciglia finte, ancora, e sono sempre 10 paia, quindi
E sono per l'esattezza queste qua. Vi faccio vedere. Innanzitutto vi dico che sono arrivate così, quelle staccate, perché ovviamente non c'è tanta colla, diciamo, alla loro base, e quindi la maggior parte, diciamo, sono quasi tutte staccate. E devo dirvi anche che dal sito sembravano diverse. Infatti appena sono arrivate ho detto: ma si sono sbagliati? E invece no, proprio dal sito sembravano diverse, quindi se vi interessa, queste sono le numero, non hanno un numero, e sono queste qui. A me piacciono, però sul sito sembravano diverse, vabbè. Poi come omaggio, che omaggio, cioè sono veramente onorata, mi hanno mandato questa busta con scritto Frau Lane, con il loro marchio, insomma. Una bustina dove dal lato c'è scritto website, email. Beh, è stato carino, una bella sorpresa, dai, dopo quello che mi sono ritrovata, insomma. Per mia grande felicità, quando è arrivato il corriere, cosa è successo? Che praticamente viene falso, sto cercando la signorina Claudia. Io sono io. E poi, perché c'è, lì per lì non avevo neanche riconosciuto che fosse un corriere, perché era un camion della Mondo Convenienza, quindi temo che voglia la Mondo Convenienza da me, io non ho comprato nessun mobile, quindi. E invece poi ho fatto male della DHL e lui mi fa, sì, ha fatto, ah ok, praticamente va a prendere il mio pacco e boom, cioè l'ha sbattuto, vi giuro, là mi si è proprio stretto il cuore e gli ho detto scusi, lui mi prego, ho detto no, cioè le sembra un modo di sbattere un pacco? Boh, lui ha, signori io ho fretta, devo lavorare, ho capito, ma manco che mi arriva la roba rotta, cioè. No, non so se è colpa del corriere o colpa, non penso, della Frau Lane, perché in teoria i prodotti dovrebbero partire lì dalla fabbrica, diciamo, sani e compatti, no? Ora non so se appunto è colpa del corriere che l'ha sbattuto in quel momento, però vi giuro, quante gliene ho mandate non si sa, credo debba andare a Lourdes per farsi benedire. E vabbè, vi faccio vedere insomma le palette, che due sono arrivate rotte. Questa qui è la 26, qua, che è quella che ha anche la Zoeva. E praticamente quando sono andata ad aprire questa scatola, ovvero questa qui, dove dentro c'era un altro involucro di carta scoppettante, quando sono andata ad aprire, diciamo, ho visto già tutto il colore rosso che usciva fuori, e infatti c'era un ombretto massacrato, cioè qui è lui, poverino, poverino, guardatelo. Non mi frega niente di questo colore, perché non credo che utilizzerò mai un colore simile, però mi sono fatta un po' rode, come si dice dalle parti nostre. Perché, cioè, dico solo cioè, basta. Però per il resto, dai, mi piace molto come palette. Molto bello. Questo colore che vedete qui sembra bianco della videocamera. È un bellissimo rosa porcellino. Che lo fa bianco? Comunque è un rosa porcello, ecco. Questa comunque, vi dicevo, è la palette, è la 26 colori. Che è anche la Zoeva. Poi ho preso una 88 matte e una 88 shimmer. Vi dicevo, la 88 matte, la 88 shimmer, e mi sembra che sia la 72, non lo so. Comunque quella che, diciamo, ha tutti gli ombretti, i blush, quella lì, sono tutte lucide. Allora, adesso questa non so quale sia, dietro non c'è scritto niente, perché levando la pellicina che c'era sopra ho staccato anche l'inci. E questa qua è la 88 matte, che di questa è arrivata con un colore smaciullato e due cialdine staccate, ed è questo. Praticamente il colore smaciullato è sempre un colore scuro, che è questo viola qui.
Ovviamente la faccio vedere con la videocamera perché sennò mi scendono tutte le cialdine.